Noi la volevamo fortemente, loro forse ancora di più. Cosa pensi? La rifarei, vorrei rifarla, ma non è possibile. Franco, l'OM était la bête noire du Milan? Beh sì, in quegli anni già ci aveva fatto soffrire nel 90-91, quindi era una squadra che temevamo, sapevamo che era una squadra solida, tosta e difficile da battere. Quel souvenir gardez-vous de cette finale? Une injustice? Beh, quella finale sicuramente mi ha lasciato un po' di amarezza, perché quando arrivi in finale speri di vincere. E quella partita sicuramente potevamo vincerla, gli episodi non ci hanno favorito, siamo stati anche un po' di sfortuna, soprattutto all'inizio, i primi 20 minuti, mi ricordo, i primi 20-25 minuti è venuto delle occasioni con Marco, con Daniele, che non abbiamo sfruttato, e sappiamo che quando in finale non cogli l'occasione poi vieni castigato, e quindi gli episodi devi saperli sfruttare sempre fino in fondo. Sono partite sempre molto particolari, difficili, e loro sono stati più bravi di noi a cogliere l'occasione e a castigarci. Allora, dans quel état d'esprit le Milan est-il arrivé en finale? Avec l'esprit de revanche par rapport à 1991? Ou est-ce que vous étiez surtout sûr de vous? No, noi non ci eravamo scordati che il Marsiglia era una squadra difficile, però venivamo da un momento straordinario, perché abbiamo fatto quella annata, quella stagione, facendo 10 vittorie di fila, 9 vittorie, siamo in Champions, in Coppa Campioni, per arrivare poi alla finale. Quindi c'era timore, non avendo mai neanche pareggiato, sempre vinto, e arriviamo a questa finale qua, quindi c'era il terrore, pensavamo, ecco, manca solo la finale. Però, ripeto, l'unico rammarico che è un peccato, perché pensandoci dopo, così, che ci mancò un giocatore a noi, che non poté giocare, che era Gullit, perché aveva qualche problema al ginocchio. Noi si sperava che potesse recuperare, e fino alla fine, proprio fino al giorno della partita, io speravo che potesse giocare, perché noi mai perdemmo una finale con i tre olandesi in campo. E purtroppo lui non giocò, e quindi sicuramente la sua presenza sarebbe stata sicuramente differente, avrebbe dato una diversità alla partita e alla squadra. Ce fu aussi le dernier match de Marco Van Basten, qui n'était plus tout à fait Van Basten. Marco, sappiamo che quell'anno lì giocò poche partite proprio prima della finale, giocò il campionato, l'ultima partita, la penultima, insomma, adesso ricordo, ma sapevamo che aveva la caviglia che non era al 100%, però lui era determinato, noi eravamo felici che potesse essere in campo, perché anche se non era al 100% la sua classe, la sua capacità era fondamentale per noi, e forse per quello che magari non avendo quella sicurezza fisica, la sua abilità, certi movimenti sicuramente magari l'hanno condizionato e magari poteva fare un po' meglio, ma ripeto, la squadra ha fatto una grande partita, ma avevamo anche, dobbiamo dare merito anche al Marsiglia, che è una squadra che è riuscita a imbrigliarci, a concederci poco e poi a essere sempre pericolosa, perché avevano giocatori straordinari davanti, a centrocampo erano solidi, davanti Boxic e Föller erano sempre, facevano paura, noi dietro eravamo sempre timore che potessero, anche in contropiede, anche negli spazi erano veloci, quindi non era facile. L'OM ha joué all'italienne, enfin all'italienne d'avant Milan? Ma loro, chiaro che ci temevano, però sono stati bravi nel difendere sempre molto, molto in tanti, e poi quando potevano di ripartire per poterci
così, impaurirci e farci anche pericolosamente, perché hanno avuto anche loro qualche occasione e quindi avevamo paura anche noi di esporci. Ça aurait été différent avec Jean-Pierre Papin au coup d'envoi? Sai, sono sempre senno del poi, che Jean-Pierre, è chiaro che anche lui era carico, ricordo, era l'ex e quindi ci teneva tantissimo a quella partita, a voler vincerla quella partita, perché era arrivato da noi con grande entusiasmo e si era arrivato in finale e lui col Marsiglia la sentiva molto, perché sappiamo quello che ha fatto per il Marsiglia quando giocava e quindi con lui in campo, boh, non lo so, magari poteva andare meglio, ma questo è quello che è successo. Quand vous renvoyez le but, qu'est-ce que vous pensez? Che non puoi prendere gol su calcio d'angolo in una finale. Questo, poi un calcio d'angolo dubbio. E poi io ero lì in zona, ricordo, zona davanti, che io mi mettevo sempre a zona, non essendo altissimo, in marcatura andavano quelli più grandi, quelli più abili di me. E Bolì fu veramente bravo, perché anticipò, fu bravo a anticipare Rijkaard e non so che altro vicino. Rijkaard, insomma, non era facile. Questa sì, un'immagine. Infatti io non riuscii neanche a staccare, perché lui arrivarono in velocità e quindi Bolì fu bravo, perché riuscire a prendere, a superare Rijkaard non era semplice. Però era sempre un calcio d'angolo e questo dovevamo essere forse più attenti. Ce but, a ce moment-là du match, il vous avait fait mal? Infatti, prendere il gol poi in quel momento credo che sia stato anche difficile, perché a fine primo tempo vai sotto e vai a riposare, riordini le idee, quindi immagino loro, sai, avere un gol di vantaggio ti prepari in modo diverso. E noi infatti il secondo tempo rischiamo anche i loro contropiedi, però abbiamo avuto anche la possibilità un paio di volte. Era sempre più difficile, insomma, chiaro che loro erano fisicamente molto forti, mentalmente erano tosti, quindi noi la volevamo fortemente e loro forse ancora di più questa vittoria, e forse sono stati premiati per questo. C'est exactement ce qu'a dit Bernard Tapie après la finale. Sì, tante volte questa piccola differenza, tante volte è quello che ti fa vincere o non vincere una partita. Le match s'est-il joué sur la performance de Barthez en première période? Beh, i portieri hanno un ruolo sicuramente importante nelle finali, quando magari c'è un'occasione e te la salvano. Barthez, sì, mi ricordo che fece una grande parata a terra. Barthez era un grande portiere. No, ma loro, sai, pensando a questa partita, quando mi chiedono cosa pensi, la rifarei, vorrei rifarla, ma non è possibile. E quindi accettiamo e diamo merito anche agli avversari. Il è quand même vraiment beau ce coup de tête de Bolì. Pigliato nell'angolo opposto, sì. Infatti il nostro portiere è rimasto anche lì un po' sorpreso, perché ha quasi, quindi nel secondo palo, lungo, ha preso bene. E cosa dobbiamo dire? Bolì è diventato l'eroe di Marsiglia. Insomma. Il l'è toujours. È nella storia. Vabbè, credo che Marsiglia, insomma, nella sua storia è l'unica finale, l'unica vittoria in Coppa Campioni. Insomma, bisogna dare merito che in quegli anni la società ha avuto sempre questa squadra che ha mantenuto 2, 3, 4 anni sempre di grande livello, con grandi giocatori, ed è stata poi premiata nel vincere questa finale. Saviez-vous que Bolì avait eu un problème de genou peu avant de marquer e qu'il avait demandé à sortir? Ah, come mai non è uscito? È il destino, vede, tante volte. Il destino che magari un giocatore rimane in campo oppure non gioca, entra e può essere il protagonista. Gli episodi e i momenti, il destino, tante volte sono partite che vengono segnate da tutto questo.
En fait, c'est Bernard Tapie, en lien avec le banc de touche par Toki Woki, qui a dit « Non, il ne sort pas ». Ah, beh, era il presidente che dava le dritte anche dalla tribuna. Beh, questo aneddoto non lo sapevo. Ha avuto ragione, insomma, il presidente. La veille du match, Abedi Pelé avait dit à Basile Boli, sur les coups de pied arrêtés, « Va au premier poteau, Milan a des joueurs trop grands, le ballon n'arrivera jamais au second ». Lì è stato bravo perché ha preso il tempo, è arrivato in velocità, anticipando e sicuramente ha indovinato. Non so cosa dire. L'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, c'est un peu l'enfant de l'OM de 1993. Ah beh, lì c'erano diversi giocatori, infatti, che sono diventati poi campioni del mondo e sono cresciuti nel Marsiglia. Desailly, Barthez, Deschamps. Insomma, i giocatori che erano proprio la spina dorsale della Francia, insomma, erano giocatori straordinari che hanno fatto la storia della Francia. È vero. En définitive, cette finale, c'est le plus grand regret de votre carrière au Milan AC? Perché quel momento, quel Milan, stava facendo cose straordinarie. Infatti ricordo le dichiarazioni di Gotthard Ahlsen, l'allenatore, no? Che disse com'è possibile che il Milan non perde mai, perché venivamo anche dal campionato che erano tantissime partite che non si perdeva, un campionato intero più altre partite. Ho detto ma non c'è squadra imbattibile, quindi noi la batteremo. Insomma, ha cercato di caricare l'ambiente, di caricare la squadra, di caricare. Quindi quando abbiamo sentito queste dichiarazioni, noi non volevamo continuare, ci mancava appunto l'ultima vittoria. Ripeto, come ho detto prima, venivamo da tutte vittorie e ci è mancata proprio la ciliegina. Quand l'OM vous avait éliminé en 1991, il y avait des gens qui minimisaient l'exploit marseillais en disant mais Milan est au bout du rouleau, c'est la fin d'un cycle. Ce qui vexait Raymond Goethals. Alors, la saison d'après, quand vous dominiez le championnat italien, Goethals répétait toujours « Alors, vous avez vu que Milan est toujours grand ? Ce ne sont pas des cow-boys, hein ?» L'arrivo di Capello, infatti, cominciamo. Rimanemmo fuori dall'Europa quell'anno, ma poi vinciamo il campionato e tornammo in Coppa e ci fu la continuità di quel ciclo di giocatori, poi arrivarono altri giocatori, la rosa migliorò e arriviamo con la finale dove sappiamo tutti come è andata a finire, ecco. Bene per i francesi, ma meno per noi, meno.